Ragazzi miei, benvenuti in questo nuovissimo video di Roblox. Oggi torniamo su Brooke Kevin per fare una cosa rivoluzionaria, una cosa che cambierà le nostre vite su questo gioco. Tra l'altro guardate che bella la maglia con la papera. Dietro c'è addirittura scritto Angie col numero. Questa me l'ha regalata qualcuno di voi a Romix di aprile e la sto usando veramente un sacco per i video perché è super carina. Comunque ragazzi, intanto prima di iniziare vorrei annunciarvi che mi trovate a Milano per i Games Week, alla fiera di Milano, ragazzi. Il 23 e il 24 novembre, sabato e domenica. Sì, 23 e 24 novembre, ragazzi. Fiera di Milano, Games Week. Saremo sia io che mio cugino, insomma. Faremo un bel po' di cose carinissime. A parte che saremo in giro per la fiera, quindi ci potete incontrare, potete passare anche più tempo con noi. Non ci saranno, come al solito, transenne, come anche a Romix è stato. Comunque, oggi, ragazzi, basta perderci in chiacchiere. Siamo su Brooke Kevin per cambiare le nostre vite, ok? Perché prima di iniziare a registrare questo video, ho registrato un video per mio cugino sul suo canale e... ma che cazzo, io dovrei uscire adesso con la mia macchina, ma ti pare che sì, manca il tempo, già ci sono gli incidenti qui su sto gioco, scusi però certe cose, ma allora ragazzi, vi stavo dicendo, ho registrato un video sul canale di mio cugino e praticamente mi ha voluto regalare tutti quanti i pass su Brookhaven. Non ci manca niente, occhio. Non ci manca niente, ragazzi. E ora siamo ufficialmente dei VIPs, dei pre. Abbiamo tutto quanto, ragazzi, quello che serve, ok? Di conseguenza, ragazzi, possiamo fare tutto quello che vogliamo su Brookhaven. Da oggi in poi vedrete un Ange che ha una nuova casa, una nuova macchina, una nuova vita, ragazzi, su Brookhaven. Dobbiamo andare a cercare dove fare la nostra casa. Allora, mio cugino di solito ha la casa, credo la metta. Non lo so dove la mettere. Tipo alla 34. La metteremo alla 33 noi, perché voglio prendere una di quelle case estate che a noi piacciono tanto, che sono veramente grandi. E quindi potremo effettivamente farlo. L'unica cosa, dobbiamo ricordarci di non mettere alla 34, perché è lì che la mette sempre anche mio cugino. Ma ci sarebbe dall'altra parte la casa sul lago, volendo. Però il punto è che come ci entri con la macchina, non è che ci puoi mettere il garage, per dire. Quindi non lo so. Allora, questa casa, non è che mi hanno rubato la casa, vero? Che numero è questa casa? Ah no, questa è la 34. La 33 è dall'altra parte della mappa. A parte il fatto che c'è un bordello, allarmi, cose. Ma forse me l'hanno rubata pure quella. Andiamo a constatare, ragazzi. Altrimenti devo cambiare server, perché mi hanno rubato lo spot per la casa. Vediamo un attimo, Allora, andiamo. A parte che qua siamo sotto al ponte, giusto per ricordarvelo, Ah no, non me l'hanno rubata, perfetto. Allora, guarda, non me l'hanno rubata. Ragazzi, casa 33, noi ci siamo. Togliamo la macchina, che tanto quella macchina non ci servirà più. È l'ultima volta, ragazzi, che vedete quella macchina. Tra l'altro in fiere tipo a Romix, così mi avete fatto pure delle fanart. Con quella macchina non la vedrete più. Ragazzi, oggi Ange cambierà vita, diventeremo un po' dei ricchi, no, su questo gioco. Ma perché, ragazzi, ce lo meritiamo, dai, cioè facciamo video su Brookhaven e dobbiamo avere delle cose in più. Hai la tua casa, quindi quella, ragazzi, la despawniamo. Guardatela lì in fondo, la mia casa disattivata, despawnata, e adesso la prendiamo qui. Allora, vediamo un attimo le varie case che ci sono. Vediamo la prima, ragazzi. Varie case. Adesso dovremmo scegliere adesso tra la casa, giustamente, VIP, che è più bella. Aspetta un attimo che metto già subito il colore giallo, perché voglio la casa chiaramente gialla. E dobbiamo vedere anche quale casa ci sta meglio con con il giallo. E quindi c'è da capire. Ok, sì, cambio qualcosa. Ah no, ok, già gialla così. Ma non è per niente gialla, non cambia il colore, raga. Allora, questo è il... Fammi vedere il garage. Io voglio un garage della Madonna. No, bello, allora il garage è un bel garage della Madonna, raga. Effettivamente c'è da dirlo. No, non è proprio un bel garage. Allora, il garage mi piace un sacco. Aspetta che la blocco tra l'altro la casa, almeno non entrano cani e porci. Ok, allora, no, la casa è carina. L'unica roba è che, boh, non mi convince il fatto che io vorrei più giallo nella mia casa, no? Vorrei che proprio si capisse, vorrei che diventasse iconica come lui era diventata l'altra casa, solo che con poco giallo. Cioè, ragazzi, sembra una casa normale, cosa che cambia il pavimento del garage. La casa in sé è anche carina, perché la casa in sé è bella, no? Con questo corridoio lungo, questi balconi, cioè è bella. Però è veramente troppo poco gialla. Qui c'è il computer, qua se si esce fuori, ecco, c'è la roba delle piscine, va bene. E qua c'è la piscina, capisci? Cioè è bella come casa, è veramente bella. Qua ci sono gli sdraio. Oddio, ma c'è la gente che è mia fan. Oddio.
ci sono i fan nell'esperienza. Allora, questa casa che, ecco, questa qua è già, uno è già più gialla. C'ha l'elicottero. E poi, ragazzi, questa c'ha un garage della Madosca. No, devi uscire. Ok, grazie. Bastava dirlo. Ok. Ah, questa c'ha un garage della Madonna, ragazzi. Ecco, mi sarebbe piaciuto se il pavimento fosse giallo e nero a scacchi. Poi si sale qua su. È bella. Questa mi piace un sacco. Perché poi esci c'è l'elicottero. Questa è tanta roba, ragazzi. Questa è veramente tanta roba. Stanza da letto di qui. Bagno. Stanza da letto di qua. No, ragazzi, questa è veramente bellissima. Sai che potrei usare questa? Perché effettivamente potrebbe essere la casa migliore. Qua c'è un salottino. Qua c'è la zona della palestra. Bello. No, ragazzi, io questa. Questa già mi convince di più, ok? Qui c'ho un ufficio con la libreria. È già molto più grande come casa. E ha più senso, raga. Ha più senso. Anche perché poi vai sotto, c'è un garage della Madonna. Quindi puoi mettere anche più macchine. Ecco, andiamo a scegliere le macchine adesso. Andiamo nel garage al volissimo. Almeno scegliamo le macchine così al volo. Allora, una macchina che sicuramente dobbiamo mettere per mostrare al mondo quanto siamo VIP. Allora, voglio avere più macchine, ragazzi. Perché sto giro sono VIP, ve l'ho detto. Angelo, Madonna, ragazzi, mi stanno paparazzando ovunque. Mi stanno mega paparazzando. Allora. Un secondo, un secondo. Ecco, posso dire una roba che Liftopia è meglio di Brookhaven. Il fatto che si può rendere la casa privata, nel senso che le persone non possono accedere nemmeno all'aria. Qui all'area, qui su Roblox, su Roblox Brookhaven è diverso. Un'altra potrebbe essere questa. Un'altra, ecco, questa qua, quando non voglio che nessuno sale in macchina, perché questa qua, ragazzi, se guardate è monoposto, ha solo una macchina. Io questa già la utilizzerei di più. Io questa già la utilizzerei di più. Ok. Questa la utilizzerei di più. Poi l'ultima macchina che vorrei è la limousine, ragazzi. Io la limousine la vorrei, sinceramente, perché a sto giro, ragazzi, mi sento molto vips, ok? Con la S. Quindi, sai, ci stavo pensando. O la limousine o questa. Macchina di lusso, comunque. Cioè, magari questa sì, dai. Non la limousine, ma questa. Che comunque è una bella macchina super lussuosa. Adesso la domanda che mi faccio io è: perché devono entrare nella mia casa? Ok, è uscita, l'ha capito. Aspetta un attimo che scrivo in chat. Ragazzi, sto registrando. E raga, questo è quello che vedremo da ora in poi su Brookhaven, ok? Cioè, sarà molto, 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 molto meglio. Avremo una casa della Madosca. E di conseguenza, raga, di conseguenza, vivremo un po' più come dei VIP. No, su questo gioco, perché effettivamente ce lo meritiamo, raga. Quindi, fatemi sapere intanto se la nuova casa vi piace, il numero uno, perché adesso d'ora in poi vivremo qui. Fatemi sapere se vi piacciono le nuove macchine di Ange. Raga, ci vediamo. Ci vediamo per dei prossimi video ancora migliori. Ancora più VIP. Ciao. Ricordate il Games Week, mi raccomando, eh.